Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Fo e insegno Lingua e Letteratura Latina al Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena. Mi fa piacere dirvi due parole su Seneca, un autore che affronterete alla maturità e che fa parte di tutti i programmi dei classici e degli scientifici. Perché due parole su Seneca? Perché innanzitutto Seneca è una persona, un filosofo di età neroniana, siamo nel primo secolo d.C., che ha incontrato molte critiche. Il difficile giudizio sull'uomo si è sempre articolato in contrapposte posizioni, anche con forte radicalità. E vorrei darvene un esempio. Ho qui uno dei libri più famosi della filologia classica relativamente alla storia della prosa d'arte antica, il libro di Edward Norden, tradotto in italiano appunto col titolo La prosa d'arte antica dalla casa editrice Salerno, che però sta a Roma, e a pagina 317 del rispettivo volume del tomo secondo, Norden scrive che odio e amore, giudizi aspri e benevoli non sono mai toccati in tale misura ad altro uomo e scrittore dell'antichità e ancora oggi si può dire la sua figura ondeggia nella storia alterata dall'odio e dal favore dei due partiti. Un altro grande classico degli studi è la monografia di Max Polenz sulla scuola filosofica a cui sostanzialmente Seneca aderì. La Stoa, la scuola degli stoici. E nel secondo volume, a pagina 104, Polenz scrive: è facile dare addosso a Seneca, additarlo come l'uomo dei compromessi o peggio come un ipocrita. Più difficile è rendergli giustizia. Già Sant'Agostino nel De Civitate Dei, e quindi siamo nel V secolo, all'inizio del V secolo, definiva Seneca più ipocrita di un attore, libro sesto, 10,3. E questo perché? Soprattutto perché Seneca aveva predicato la saggezza, il distacco dalle cose terrene, ma nello stesso tempo aveva vissuto nell'agio, nella ricchezza, accanto al potere. Non era riuscito, pur avendo tentato, non era riuscito a rendere il dispotismo del potere dominatore dei nuovi imperatori, qualcosa di democratico, di umano. E anche questo finì che gli procurò giudizi negativi. Fu accusato di aver tenuto mano a Nerone in alcuni dei suoi più efferati comportamenti, come per esempio il matricidio. Un primo punto per rispondere a queste critiche è che noi non sappiamo effettivamente più come siano andate le cose. Le nostre fonti ci tramandano un personaggio per l'appunto contraddittorio, ma le nostre fonti sono confluite soprattutto in Tacito, che nei suoi Annales vuole sempre dipingere l'uomo a tinte chiaroscurali. Il bene ha sempre un angolo di male, il male ha sempre un angolo di bene. Molto complicata è la psicologia degli esseri umani. E per quanto riguarda la faccenda delle ricchezze, Seneca aveva una posizione filosofica che noi oggi possiamo trovare discutibile, e cioè riteneva che le ricchezze dovessero essere considerate dei beni indifferenti. Possederle o non possederle non doveva condizionare la situazione interiore del saggio e la sua costante tensione morale. In merito si può per esempio leggere una testimonianza delle lettere a Lucilio, la lettera 5, al paragrafo 6. Non poter accettare le ricchezze è cosa propria di un animo non saldo. Infirmi animi est, pati non posse divitias.
Naturalmente una persona che ragiona così può essere presa sul serio filosoficamente oppure invece criticata come un ipocrita, come un attore che vuole giustificare con una vernice filosofica un suo stile di vita in palese contraddizione con quella esortazione alla saggezza di cui si fa portatore. Seneca è in realtà un moralista di grande spessore ed è estremamente interessante guardare anche come la sua filosofia, il suo messaggio morale, pescato ecletticamente in varie scuole, sì, principalmente nella posizione stoica, ma anche presso gli epicurei, per esempio, assuma una forma stilistica molto particolare, perché si incanala in quella che era una tendenza del gusto dell'epoca verso una nuova retorica fondata sulla frase d'effetto, la frase spiazzante che colpisce, che si incide come un epigramma nella memoria del lettore o dell'ascoltatore. Anche qui abbiamo un libro di supporto molto importante di Alfonso Traina, uno dei più grandi latinisti italiani, purtroppo da poco scomparso, anche se veneranda età di oltre 90 anni. Si intitola Lo stile drammatico del filosofo Seneca ed è edito da Patron di Bologna. Se riesco a fare una piccola presentazione di alcuni appunti che ho tratto da questo libro così importante, vorrei mettere in evidenza dovrei essere in grado appunto di presentare, vorrei mettere alcune indicazioni che ci dà il nostro Alfonso Traina. Seneca ondeggia fra due poli, il polo della ricerca dell'interiorità e il polo della ricerca della comunicazione. Questi due poli sono in qualche modo in contraddizione fra loro e per questo Traina parla di uno stile drammatico. Abbiamo un linguaggio dell'interiorità che si articola in tutta una serie di esternazioni, a cui fa poi riscontro il movimento verso gli altri, il tentativo di partecipare a ciò che si è conquistato con la ricerca interiore a tutti gli altri, al fine di liberarli. In questo schemino che ho qui tracciato, io ho scelto una frase ad effetto delle sue numerose frasi ad effetto, ed è una frase che esprime tutti e due i poli. Comincia in hoc me recondidi et fores clusi, per questo mi sono chiuso dentro me stesso e ho serrato le porte, e qui viene la proposizione finale, ut prodesse pluribus possem, per poter giovare a molti. Posterorum negotium ago, io mi occupo dei posteri. Mi occupo di coloro che potranno beneficiare di questa mia saggezza, di questa mia ricerca. Epistule ad Lucilium 8.1.2. L'interiorità è il possesso di sé, il celebre incipite delle lettere a Lucilio, ita facmi Lucili vindica. Te tibi, rivendica te a te stesso, fa così mio Lucilio, rivendica te a te stesso. E il tempo che in vari modi si disperdeva, colige et serva, raccoglilo e conservalo. L'interiorità è allo stesso tempo un rifugio in cui corazzarsi contro le asprezze del mondo. Ma poi, dopo aver obbedito a recedente ipsum quantum potest, torna in te stesso quanto puoi. Ecco che parte il messaggio della comunicazione.
che si articola appunto come sua strumentazione principale attraverso la sentenza. E cos'è una sentenza? Vi dicevo una frase a effetto, basta che ne leggiamo un paio e ce ne rendiamo conto. Fuge multitudinem, fuge paucitatem, fugge etiam unum. Fuggi la multitudine, fuggi gli assembramenti di poche persone, rifuggi anche l'unica persona. Devi stare dentro di te prima di poter raggiungere gli altri. Vi sono delle occasioni in cui queste sentenze assumono stilisticamente il carattere dell'arma che si affila nella lotta per la sapienza, come dice per l'appunto Alfonso Traina. E quindi violazione della tendenza classica ai colla crescenti, cioè a membri della frase che diventino sempre più lunghi, anzi, sempre più brevi, per lasciare il fulmen in clausola, il fulmine alla fine del periodo, nella sua clausola, nella sua chiusura. Per esempio, Epistule ad Lucilium 93:3, non visse costui, ma si è attardato nella vita, non vix existe, sed in vita moratus est, nec sero mortus est, sed diu. E non è morto tardi. Due punti, due parole, sed diu. Il pugnale che si conficca nel cuore di questa vittima, in questo caso. E non è morto tardi, ma a lungo, per tutta la vita, è morto questo personaggio. E allora, poiché noi dobbiamo attenerci a una grande brevità, vado a sintetizzare con lo stesso Traina. Pagina 41. Escluso dal presente, perché spesso per gran parte della sua vita è stato tagliato fuori dalla vita sociale, dalla vita politica, anche se ha avuto quel ruolo che ha avuto a corte, poi è stato costretto al ritiro. Costruisce l'avvenire. Paucis natus est, qui populum aetatis sue cogitat. È nato per pochi colui che si occupa del popolo della sua età. Multa norum milia, multa populorum supervenient. Sopravverranno molte migliaia di anni, molte migliaia di popoli. Ad illa respice, guarda a quelle molte migliaia. In questa vertiginosa prospettiva egli può prendersi la rivincita sulla più bruciante delusione della sua vita. All'imperiale ex allievo, a Nerone, getta in faccia la sua ultima definizione del sapiens, humani generis pedagogus, pedagogo dell'umanità, non di un alunno imperiale che poi si rivela traditore. Una parola così tesa corre il rischio di cadere nel teatrale, in quello iactare ingenium, vantare l'ingegno che gli rimprovera la malevola acutezza di Tacito, Annales 13:11. Ma la retorica di Seneca è il suo modo sincero di parlare agli uomini per giovare agli uomini. Lo stile senecano riflette dunque un doppio movimento, dall'esterno all'interno, verso la solitaria libertà dell'io. Vi chiedo scusa per i vari refusi che vedo in questo foglio. Il linguaggio dell'interiorità, dall'interno all'esterno, verso la liberazione dell'umanità, il linguaggio della predicazione. Malitia liberatus et liberat, sentenza proprio canonica, liberato dal male con la ricerca dentro di sé, et col valore pregnante di et, con il significato di anche, liberat, passa a liberare gli altri. In questo noi sentiamo la sua drammaticità, dramma di un uomo perennemente oscillante tra la cella e il pulpito, una similitudine monastica che quasi trova riscontro nell'immagine scelta per questa copertina che sembra quella di un monaco. Tra la cella e il pulpito, fra l'isolamento e la predicazione, ma forse c'è qualcosa di più che ci tocca più da vicino, il dramma della saggezza fra l'amore di sé e l'amore degli uomini. Se è anche difficile, come scrive Max Polenz,
rendergli giustizia, noi ci possiamo provare, ci dobbiamo provare, perché, come scrive Traina, la retorica di Seneca è stata la sua autenticità. Avrà avuto dei comportamenti forse a volte non all'altezza di se stesso e del modello che voleva presentare, però si tratta pur sempre di una lezione di umanità e di amore per l'umanità di altissimo profilo, sia contenutistico sia stilistico. E vi voglio lasciare con due citazioni che mi piace evocare da grandi personaggi della letteratura del mondo, per la precisione il grande romanziere Marcel Proust e il grande critico italiano Giovanni Macchia, che di lui si è occupato. Marcel Proust parla di coloro che vivono nell'interiorità e dice molto in alto tra coloro che della propria vita interiore hanno fatto il loro ambiente, questa splendida tensione ad avere un habitat interiore. E Giovanni Macchia, a proposito di Proust, che notoriamente scrisse la Recherche in gran parte isolandosi dal mondo, ha una frase che vale anche per Seneca. Isolandosi, egli si metteva nella schiera delle ombre solenni che avevano contato qualcosa nel mondo. E su queste belle parole vi ringrazio per la vostra attenzione, vi saluto con grande cordialità e con i migliori auguri per questa maturità del 2020, così difficile, così complessa nell'organizzazione e nella gestione, per tutti voi, per i vostri docenti e per voi studenti, con l'augurio che sia comunque un capitolo sereno, un capitolo alla fine felicemente conclusivo del vostro itinerario scolastico. Cari saluti a tutti.